Avellino celebra la giornata nazionale della salute della donna, lo fa con un incontro dibattito all'ospedale Moscati, il faccia a faccia è tra donne e istituzioni, il dibattito è sugli impegni da assumere per sostenere chi quotidianamente lotta contro le malattie del corpo e dell'anima, non solo cancro, violenze tra le mura domestiche, dai due problemi si può uscire facendo rete, prevenzione in campo sanitario è la parola chiave, protezione è quella d'ordine per uscire dal tunnel delle violenze, chi partecipa invita chi è a casa o in ascolto a partecipare. Dai medici i consigli utili, dalle associazioni come AMDOS, AMOS e consulte femminili, quelli pratici, diagnosi e visite precoci, make-up oncologico e tanta forza, chi combatte lo sa bene. La giornata di oggi per noi è molto importante perché praticamente la medicina di genere della donna, quindi tutta la sfera femminile, tutto ciò che riguarda sia il tumore al seno che le patologie in genere sulla donna, per noi è molto importante perché la prevenzione è l'obiettivo con il quale ci muoviamo in realtà, perché la prevenzione salva la vita. È importante istituire giornate nazionali come queste per ricordare, insomma, della prevenzione, ancora oggi ce n'è bisogno. Sì, oggi ce n'è bisogno più che mai, perché comunque la parola cancro fa paura, perché la parola cancro spesso e volentieri è associata alla morte, ma non è così. Io, se vi posso raccontare brevemente il mio cammino, sono 15 anni che vivo questa doppia personalità tra la vita normale e la malattia, vivo benissimo, sto benissimo ringraziando Dio, quindi la parola non deve spaventare, quindi la prevenzione, queste giornate servono proprio ad arricchire in noi la speranza della vita. Quando si combatte c'è necessità di forza, stare insieme probabilmente aiuta, è una marcia in più. Servono anche a questo queste giornate. Esattamente, io dico sempre che un male condiviso è un male a metà e quindi queste giornate servono proprio a socializzare, a stare insieme e a dividersi un problema, dico io, non un male, un problema, perché noi siamo persone normalissime. Quando mi è stato detto il problema, sinceramente sono quasi crollata, perché comunque, ripeto, ti proietti sempre al peggio. Invece un secondo dopo ho detto no, io devo combattere questo male, lo devo sconfiggere, perché non mi manca niente. Quindi la forza mi è partita dalla famiglia in primis, perché comunque la famiglia ti sostiene, i figli non ne parliamo proprio, e quindi alla fine questo è stato il mio sprono. E poi 14 anni fa, 15 anni fa, quando io ho contratto questa malattia, non era come adesso, se ne parlava pochissimo e non c'erano molte persone che ti potevano sostenere. Invece adesso noi con l'associazione le persone li accompagniamo in tutto il percorso, per cui non sono più sole, ogni momento c'è sempre qualcuno che ti può dare una parola di conforto e vale tantissimo. Carlo Iannace anima l'evento e ringrazia le associazioni. Dottore Iannace, giornate come queste non bastano mai. No, assolutamente, anzi ne faremo sempre di più. La cosa più importante è che ci siano le persone, le donne che hanno avuto problemi e che comunque hanno fatto campagne di prevenzione, perché sono le stesse loro che danno il supporto a noi per poter andare avanti, e se solo loro troveranno il tumore nell'altro signore che comunque hanno un problema, quindi è una cosa molto particolare. Avere questo tipo di sostegno da parte del territorio non ha parole, per noi è un momento fondamentale. Avere queste persone significa che comunque il lavoro è stato fatto bene e continueremo a farlo. Io vi ringrazio anche per l'impegno che state dando voi come stampa, perché è fondamentale che queste campagne senza il vostro supporto non hanno nessun successo. Rispetto a qualche anno fa, quando parlare di cancro era un tabù, oggi è ancora così? Penso di no, perché le donne hanno iniziato a capire e sono consapevoli che soltanto con la prevenzione si riesce a superare, diciamo, tra virgolette, questo problema. Le donne ormai hanno capito, cioè nel loro percorso di vita è un punto fermo la prevenzione, quindi spero e cerchiamo che ogni settimana durante le nostre giornate di prevenzione vengano sempre più donne possibili per controllarsi. Adesso c'è una collaborazione con l'ASL, con un screening mammario, e le donne capiscono dopo aver fatto una visita senologica col nostro dottore, non diciamo nostro perché è nostro. Carlo Iannace, sono consapevoli che devono fare anche un controllo mammografico ed ecografico, e quindi noi li dirottiamo verso l'ASL, che nel giro di 15 giorni, 20 giorni vengono chiamati. E poi io, da donna operata al seno, dico di non rimanere sole, ma soprattutto di rivolgersi ad altre donne, alle associazioni che sono tante sul territorio, che comunque è un periodo particolare della vita e bisogna andare avanti. Soltanto con l'aiuto di donne che hanno già
passato, cioè hanno già avuto questo tipo di problema, possono dare conforto e ad aiutare. Qui abbiamo anche un cesto pieno di cuori. Centro Anziani Bagnoli Irpino Federico Lenzi, è il consorzio dei servizi sociali di Lioni. Ah bene, ma questi li avete preparati voi? Sì, sì. Tutto nostro lavoro. E che cosa vogliono significare questi cuori? È un dono per gli ammalati. Veramente è un progetto che è della nostra associazione. Si chiama questo progetto Un cuore per un sorriso. Abbiamo scoperto tramite internet che in Svizzera regalavano questo cuore particolare, un cuore molto grande. Se riesco ad averlo ve lo faccio vedere, alle donne operate, perché potesse aiutare le donne specialmente che avessero avuto lo svuotamento ascellare. Abbiamo preso questa iniziativa, l'abbiamo fatta nostra, l'abbiamo pubblicizzata su Facebook e abbiamo avuto un riscontro incredibile, tra cui anche le donne del centro anziani di Bagnoli, Teora, le associazioni di Teora. Questo cuore viene dato, regalato alle donne operate al tumore in ospedale in Brest gratuitamente. Le donne lo possono utilizzare sotto il braccio e questo dà sollievo. Ma più che un rimedio medico, quello che è importante è soprattutto l'aspetto umano, perché vedersi regalare un cuore gratuitamente quando si è a letto di ospedale operati di tumore credo che dia proprio un sorriso all'anima, e questa è la cosa più importante. Grazie. E poi neanche per la parte di questa signora, a lei il cuore è stato utile? Sì, un po' di solidarietà tutti insieme, diamo un sorriso a quelli che hanno bisogno. Al governo la richiesta di fondi e maggiori poteri alle regioni. L'ascolto è il presupposto da cui partire. Onorevole D'Agostino, tante donne oggi qui all'ospedale Moscati di Avellino per parlare di salute. È un tema che non riguarda naturalmente solo le donne, ma forse le donne hanno una marcia in più nell'affrontare questi temi anche rispetto agli uomini. Beh sì, sicuramente sì, le donne hanno una marcia in più, è giusto che si faccia questa giornata importante per quanto riguarda la prevenzione delle donne. Hanno una marcia in più perché sono magari più soggette, non perché gli uomini non lo siano, però forse le donne hanno una esposizione maggiore, quindi credo che sia molto importante la prevenzione ed è molto importante questa giornata per far sì che fare un punto di come si può in qualche modo migliorare sempre di più. Io approfitto per ringraziare Iannace, che è sempre sensibile a questi temi e che più volte è sempre lui insomma a iniziare questi tipi di discorsi per le donne. La donna è importante la prevenzione, perché la donna è la famiglia, come dire, quindi è fondamentale che ci sia questa prevenzione per tutti noi. E soprattutto prevenire è meglio che curare, anche da un punto di vista economico la prevenzione porta ad una riduzione delle spese in sanità per quelli che poi sono gli interventi o comunque i costi di una malattia e delle terapie. Certo, oggi la medicina ha fatto progressi, quindi è giusto che si faccia una prevenzione che può essere anche in tantissimi casi anche risolutiva di malattie che magari prese non in tempo non sono risolvibili, quindi ecco perché è importante, soprattutto quella mammaria della mammella, le donne, che si facciano queste giornate e che si sensibilizza sempre di più, ma soprattutto anche il nostro, come dire, la nostra regione Campania in qualche modo deve sensibilizzare sempre di più la questione sanitaria, perché noi a livello sanitario non abbiamo avuto fino adesso sicuramente un'ottima performance, ma ci auguriamo con De Luca che questo possa avvenire, pare che siamo sulla buona strada, quindi. E quindi l'auspicio è anche di una fase di commissariamento che termini e dia potere concreto alle istituzioni per intervenire, mi sembra di capire. Sì, io credo che è giunto il momento di finirla con l'emergenza, non è che possiamo stare sempre in emergenza o sempre commissariati, qualsiasi situazione un po' più complessa viene commissariata, e quindi io credo che anche su questo, sulla sanità, è arrivato il momento di cominciare a fare sul serio e che si faccia normalmente l'attività sanitaria così come si fa in tanti altri posti d'Italia. Poi ci troviamo qua in un ambiente che dobbiamo avere gioia, salute e sorriso. Ecco, quindi insieme a voi stiamo bisogna bene. Bisogna prenderla così, perché è così che mi ha presa la vita. Intanto non scoraggiarsi mai. C'è tanto entusiasmo anche nel parlare di temi difficili, ma forse è un po' questo il segreto per affrontare un percorso comunque difficile. Sì, sicuramente, perché noi vogliamo, come rappresentante della consulta di Lioni,
con la rappresentanza della consulta di Castelfranci, che è nata da pochissimo. Noi abbiamo deciso di affrontare molti temi che, oltre alla prevenzione sulla salute della donna, noi affronteremo problemi che riguardano il bullismo, la violenza sulle donne. Abbiamo fatto da poco la panchina rossa a Lioni come segno forte di una presenza per combattere la violenza sulle donne e il femminicidio. Ovviamente tutto questo noi siamo qui per fare rete con tutte le altre associazioni, tra cui Amdos, il Centro Anziani, il Laboratorio della Creatività, perché noi siamo una forza e lo vogliamo dimostrare con la nostra presenza e con il nostro lavoro. Senta, noi ogni giorno quando facciamo il telegiornale arrivano notizie di persone che sono donne, vittime di violenza tra le mura domestiche. Però io ho una sensazione da cronista, che queste notizie siano sempre troppo poche rispetto alla realtà, che forse è ben più grande anche in questa provincia. Dal vostro osservatorio avete anche questa sensazione oppure no? È proprio questo la ragione principale per cui abbiamo costituito la consulta delle donne, che farà capo anche allo sportello anonimo, raccoglierà le denunce, perché c'è molto sommerso. E la violenza che si svolge dalle pareti domestiche molte volte non viene denunciata per paura della donna, per paura che la donna stessa si senta abbandonata anche dalla propria stessa famiglia, perché un domani poi tornerà a casa e il marito sarà lì ad aspettarla. Per cui noi vogliamo creare anche dei centri di accoglienza, e la cosa più importante è proprio il collegamento tra la violenza che si svolge, la denuncia, e il post denuncia, che è abbandonato oramai alle persone. Per cui la rete di protezione dovrà essere proprio questa: creare dei centri di accoglienza per le donne che dovranno essere allontanate dalla famiglia. Senza quello probabilmente la forza di denunciare non arriverà, insomma. Assolutamente, senza l'aiuto e la solidarietà delle donne non arriverà niente. Però oggi come oggi è impossibile che ci si avvii verso una civiltà dove non ci sia la libertà, perché la libertà della donna è anche questo: poter denunciare ma nello stesso momento essere protetta. Dottore De Stefano, oggi si parla di salute e prevenzione, si parla di donne e la donna richiama subito il concetto di nascita e il suo intervento qui oggi per parlare anche di fertilità in tempi che sono non semplici, o ci sbagliamo, è una percezione, è un'impressione? Allora, i tempi sono non semplici, questo è vero. Ora sono noti a tutti i dati dell'Istat che indicano come ci sia un calo drammatico delle nascite in Italia, ancora più drammatico in Campania, ancora più drammatico in Irpinia, perché l'Irpinia è una delle ultime 4-5 province italiane per natalità e per numero di nati per donna. 1.15 nati per donna per le donne irpine significa che questa è una popolazione che è destinata nel giro di pochi decenni a una riduzione numerica straordinaria, con una Campania che è destinata a scendere sotto i 5 milioni di abitanti entro il 2050. Questo ovviamente ha delle cause diverse, alcune sanitarie, e per quello l'offerta di prestazioni attualmente di alta qualità in campo di trattamento della sterilità è presente sul territorio. L'ospedale di Avellino è la struttura più grande che esiste in Campania da questo punto di vista, è anche una delle più grandi d'Italia. Ma i problemi di carattere sociale, economico, anche di organizzazione della vita familiare sono tali da essere prevalenti rispetto all'aspetto meramente sanitario. Quindi solo uno sforzo congiunto della società intera su questo tema può spingere all'inversione di questa tendenza, che per la prima volta, eppure il Sud Italia e la Campania sono sempre passate per essere delle regioni molto fertili, piene di bambini, per la prima volta si fanno meno figli in Campania che in Italia. In Irpinia abbiamo paesi che tra 20-30 anni si spopoleranno per l'emigrazione, un paese che invecchia sempre di più. Se poi ci aggiungiamo la natalità zero, sembra quasi non esserci futuro, dottore, non le chiedo da medico. Allora, posso rispondere da padre in questo caso qui. Ho due figlie, entrambe sono fuori per studio e probabilmente hanno un biglietto di sola andata. È chiaro che noi abbiamo professionisti, imprenditori, persone comuni, le persone della società,
gli esseri umani, diciamo così, abbiamo il dovere di cercare di invertire questa tendenza. Il declino è inesorabile da questo punto di vista. Immaginate uno scenario nel quale non ci sarà più reddito, non ci sarà più una classe di giovani lavoratori, di popolazione attiva che possa produrre il reddito per sostenere l'enorme peso dell'assistenza, della pensione per tutti gli anziani che ci saranno da qui a pochi anni. Questo è lo scenario. Vi dico una cosa così giusto perché può far capire bene la situazione. Se andate in un supermercato, guardate lo spazio dedicato ai pannolini per bambini, guardate lo spazio dedicato ai pannolini per adulti incontinenti, guardate lo spazio dedicato al cibo per cani. Riportatevi indietro di qualche anno e vedete che le proporzioni sono totalmente differenti. Dottore Volino, quando si parla di prevenzione, che cosa bisogna sapere? Qual è il consiglio utile che possiamo dare anche alla luce della sua esperienza quotidiana? Beh, sul tumore alla mammella al momento la prevenzione è una prevenzione secondaria, nel senso che ancora non sappiamo cosa fare realmente per prevenire il cancro, al di là dei fattori di rischio eccetera. La prevenzione vera al momento è solo di trovare il più precocemente possibile queste lesioni. Più piccolo sarà il tumore, minore sarà il danno che potrà fare. Quindi al momento l'unica prevenzione vera è controllare la mammella in modo almeno annuale, e da poter, così da essere certi che se c'è anche una piccola lesione iniziale interveniamo quanto prima. Quindi è una prevenzione non secondaria, cioè non riusciamo a prevenire l'insorgenza del tumore, ma almeno cerchiamo di trovarli quanto più piccoli possibile. Dottore, oggi parliamo di donne, ma questo discorso va fatto pari pari anche agli uomini. Allora, il tumore alla mammella è la patologia più diffusa che c'è al momento. Coinvolge le donne, perché sono come numero maggiore, coinvolge anche gli uomini, anche se in numero minore, ma l'uomo è comunque coinvolto, perché siccome oggi abbiamo soprattutto interessate anche donne giovani, una donna, una mamma malata, una donna malata in una famiglia è un problema che coinvolge tutti, quindi non è il problema della singola donna, è il problema proprio ormai delle famiglie che c'è, perché una mamma giovane malata di tumore alla mammella ne sono coinvolti tutti, gli uomini, i figli, tutti. Presidente, quando si parla di sanità in Campania i soldi non bastano mai, poi però ci sono le associazioni che in qualche modo cercano di dare una mano, diventa fondamentale in tempo di commissariamento? Ma non soltanto in tempo di commissariamento, c'è una nuova governance in Regione Campania da qualche tempo e credo che anche nella sanità si inizierà a parlare un linguaggio diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino a non molto tempo fa. Il coinvolgimento delle associazioni territoriali, delle associazioni di volontariato è qualcosa che nel DNA del nuovo legislatore regionale, tant'è che una serie di iniziative legislative avviate, altre che già hanno tagliato il traguardo, prevedono un coinvolgimento diretto non soltanto delle associazioni territoriali ma di tutto quello che è presente all'interno di una comunità e di un territorio. Questa è in linea anche con le indicazioni che vengono dalla legislazione nazionale, è un discorso di sinergia e di inclusione che va fatta anche su un settore così delicato ed importante come quello della sanità. Oggi parliamo anche di medicina di genere perché non si reagisce allo stesso modo se il paziente è un uomo o se è una donna, quindi un'attenzione massima verso queste problematiche. Tutto credo che troverà sintesi e riscontro nella iniziativa di questa nuova sanità che si ripromette la nuova governance della Regione Campania di realizzare all'interno delle nostre comunità. Il direttore generale auspica che il prossimo anno tra ASL e Moscati ci sia maggiore coesione su queste iniziative. Direttore, si parla di donna 360 gradi, di salute della donna e di un ruolo chiave la donna anche nella società irpina. L'invito oggi è a mettere insieme le forze per far sì che le donne possano portare avanti questa provincia. Ma io credo che la sintesi di quello che sta per accadere oggi, che certamente sarà un motivo di confronto, di valutazione, di discussione, la sintesi possa essere raccolta con una sfida. Il prossimo anno facciamolo insieme a ASL e azienda ospedaliera, perché sennò si corre il rischio di avere due momenti che sono indispensabili entrambi, ma comunque separati, anche nell'inizio dei lavori. Quindi credo che veramente poi la sfida sia quella. L'auspicio è prossimo anno organizziamolo insieme, in modo che si discuta in maniera compiuta e ci si confronta in maniera compiuta.
La porto sul tema invece della donna, hanno una marcia in più queste donne in questa società? Ma se non ci fossero le donne noi non ci saremmo, quindi voglio dire necessariamente hanno una marcia in più. Ancora la prevenzione è fondamentale anche per ridurre i costi, spesso non ci pensiamo ma è così. Ma io credo che tutta la salute, il problema dei costi in salute è sulla prevenzione, più prevenzione si fa più si riducono i costi, ovvero sia più si riducono quegli interventi ad alto costo che probabilmente poi noi realizziamo quando è troppo tardi. Sinergie con associazioni, con istituzioni altre, ecco, al di là di quelle ufficiali, quanto sono importanti oggi in tempi di crisi e di commissariamento per la sanità campana? Ma io credo che l'apporto delle associazioni, di tutte le associazioni, è fondamentale. Oltre a essere uno strumento di controllo su quello che facciamo noi, è anche uno strumento di informazione e di maggiore conoscenza. L'unica consapevolezza che dovremmo avere tutti è che l'interesse particolare non può prevalere sugli altri, quindi bisogna trovare una sintesi tra tutte le legittime aspettative che poi le associazioni intendono raggiungere. L'ultima domanda, sanità campana, sanità irpina, ci siamo, è davvero l'anno della svolta, lei è fiducioso? Diciamo che è l'anno in cui le basi si possono davvero porre. Se poi nell'anno avremo la svolta definitiva, questo non mi sento, insomma, è un po' più difficile affermarlo.